Sei pronto? Via. Buongiorno, sono Marco Cela e mi occupo per DID prevalentemente di investor scouting. DID è una società fondata nel 2016 che si occupa di deep tech e si appresta oggi a lanciare i propri prodotti sul mercato. GetAura è un wearable device che punta a rivoluzionare la user experience nel mondo dei dispositivi indossabili. Tra le molte funzionalità di GetAura spicca sicuramente la lettura dell'elettrocardiogramma, che è un dato in grado di fornire moltissimi dati sulla salute dell'utente e la cui interpolazione può portare a strumenti derivati come lo stress monitoring e lo sleep monitoring. Grazie ai suoi partner, DID utilizza un algoritmo certificato FDA ed è first mover sul mercato nell'offrire l'autenticazione tramite ECG. La user authentication viene così effettuata in modo continuo ed è basata su un parametro biometrico univoco. Questo consente un elevato livello di cyber security, consente di verificare se l'utente sta effettivamente indossando il bracciale, consente di identificarlo e di garantire una gestione dei dati estremamente sicura. GetAura stravolge l'approccio tradizionale dell'utente alla tecnologia indossabile. Grazie all'insieme delle sue caratteristiche, presenta un'interfaccia screenless in cui l'interazione tra utente e dispositivo è gestita tramite gesture recognition. Questo consente anche di porre fine alla crescente problematica della screen addiction, in cui l'attenzione dell'utente viene spesso assorbita da uno schermo. Per quanto riguarda la strategia go-to-market, il mercato dei wearable device è in fortissima espansione e questo garantisce ampie possibilità di crescita nonostante l'alto numero di player. GetAura ha sbocchi sia sul mercato B2B che sul mercato B2C, senza contare eventuali strategie B2B2C. Il focus è quello del mercato B2B. I principali vantaggi che GetAura ha sono in generale il fatto che uno studio effettuato da Gartner riporta che nel 2024 il 20% delle prestazioni sanitarie prevederà l'uso di un dispositivo indossabile, un dato che ad oggi è dell'1%, ma che è già in crescita. Infatti, molte aziende di assistenza clinica e non solo stanno correndo in questa direzione anche perché l'attuale situazione emergenziale ha evidenziato la necessità di controllare i pazienti da remoto, e rafforzerà nel futuro l'attenzione verso determinate problematiche, sia a livello individuale che a livello collettivo. Nello specifico, GetAura è un system integrator e questo comporta un'ampia possibilità di customizzazione, andando a fare implementazioni di software e mantenendo invariato l'hardware. La sensoristica del device consente il monitoraggio di molti parametri come la temperatura, l'ossigenazione del sangue e l'algoritmo certificato FDA implementato nel software gli consente una lettura dell'ECG estremamente affidabile. La strong user authentication consente una gestione ottimale dei dati, anche per quanto riguarda la privacy, un tema molto importante negli ultimi anni, oltre alla possibilità di creare sistemi intelligenti di telemedicina. Il target nel mondo B2B è costituito prevalentemente da strutture ospedaliere e cliniche, in particolare private, ma anche società assicurative di assistenza. Ambiti di applicazione possono essere la telemedicina, ma anche il welfare aziendale, includendo così potenzialmente nel target qualsiasi azienda. GetAura può anche essere uno strumento di particolare utilità nell'assistenza a persone anziane o affette da disabilità, e la cosiddetta Silver Economy solo in Italia vale ad oggi 180 miliardi. DID sta sviluppando ad oggi una collaborazione con Jomi, che è una società leader in Italia nel settore delle cliniche private e RSA e abitazioni pensate per persone anziane e affette da disabilità. Per quanto riguarda il B2C, è vero che esistono molti competitor, e anche di grandi dimensioni, è anche vero che GetAura è dotato di conduction, gesture recognition, interfaccia screenless, molte funzionalità di monitoraggio, una lettura dell'ECG estremamente affidabile che lo rendono unico nel suo genere. Aspetto molto trascurato, soprattutto per dispositivi in ambito healthcare, è quello spesso del design e dell'ergonomicità dei Delivery. bracciali, che nel caso di GetAura invece è molto, molto curato. Per quanto riguarda il team, non posso menzionare tutti i membri del team di DID, ma i suoi membri, sia come interni, come consulenti, come advisor, conferiscono alla società competenze a tutto tondo di esperienze poliedriche.
Per menzionarne solo alcuni, menzionerò i tre co-founder che sono Edoardo, Emiliano ed Enrico Parini, ed è dal progetto di Edoardo quest'idea. E Alberto Pierotti, che ha un'esperienza ventennale nel campo di guerra. Per quanto riguarda i revenue, possono essere ottenuti tramite vendite, leasing, cross-selling, white labeling, oltre al subscription fee. Gett presenta una forte scalabilità. E le previsioni del business plan, anche se cautelative in questo periodo di grande incertezza, prevedono un'ottima curva dei ricavi. Grazie. Grazie Grazie Edoardo. Marco. Marco. Ah no, vedo Edoardo lì. Sì, ma è Marco che Ok, parla. grazie Marco. Grazie Marco, davvero un bel prodotto. Abbiamo notato tra l'altro che nel team Sì, c'è Ahmed, Ahmed, un nostro amico, un vecchia vecchio amico. È conoscenza un di nostro digital. consulente di grande valore. Sì. Quello che mi chiedo è state, diciamo, sviluppare questi prodotti ha comunque un grande costo. Avete fatto una stima di quello che vi serve per fare un primo reale prodotto sul mercato? Allora, il grande vantaggio di GetAura è che deriva da Get, che sarà il primo prodotto di Kid. Il grande vantaggio è che sostanzialmente è un upgrade, quindi si prende quella che è l'architettura del prodotto base, e si implementeranno una serie di sensori aggiuntivi. Questo sicuramente riduce i costi, in quanto sono i costi del prodotto base. Evita un pochettino quello che è il problema tradizionale nell'ambito healthcare, che sono degli altissimi costi fissi. Sì. Nei primi mesi del 2021 verrà prodotto Get, e verso la metà del 2021 sarà invece prodotto GetAura. Ok. Ci sono domande da parte del comitato scientifico? Sì, come sempre. Ciao Roberto. Marco, complimenti. Abbiamo avuto una presentazione ai Nacy for Six di uno dei tre Parini, però sono talmente tanti che non mi ricordo il nome. Senti, integrazione del chip di sicurezza per i pagamenti, tutta questa roba qui, a che punto siete? Se è previsto una certificazione, non so. Per quanto riguarda l'integrazione dei pagamenti, siamo abbastanza a buon punto, perché stiamo arrivando a quello che è il prototipo beta definitivo di Get, che dovrebbe essere pronto già nei prossimi mesi. Un lato, permetto di aggiungere questa cosa, un lato di grande sicurezza per quanto riguarda i pagamenti è che non solo l'autenticazione effettuata tramite ECG permette una grande sicurezza, ma anche ci sono due processori all'interno del bracciale, di cui uno si occupa dell'autenticazione della sensoristica. Quindi i dati relativi ai pagamenti sono tutti contenuti nel secondo processore, che è fisicamente staccato dal primo fino a quando non viene eseguita l'autenticazione. Questo è un enorme valore, perché anche proprio a livello fisico, nel caso di furto del bracciale, è praticamente tecnicamente impossibile accedere a questi dati. Ok, grazie. Ok, grazie. Perfetto, Grazie per la perfetto pazienza, Marco. essendo l'ultima startup.